Buon pomeriggio e benvenuti all'ottava giornata di Toyota TV a Giffoni. Qui con noi oggi l'attrice Benedetta Porcaroli, che ringraziamo per aver accettato di partecipare a questa intervista. Allora, Benedetta, avrai sicuramente sentito parlare del tema dell'ambiente ultimamente, abbiamo visto i Fridays Come for no. Future. Quindi volevo chiederti, tu cosa fai per la sostenibilità? Anche per esempio quando ti sposti per Roma, utilizzi auto ibride o comunque taxi o mezzi che possano impattare il meno possibile sull'ambiente? Allora, mi sposto, diciamo, spesso, abbastanza spesso con il taxi, ogni tanto no, e mi diverto molto a prendere le bici, i vari, insomma, monopattini, perché devo dire che è un'iniziativa molto divertente. E quindi sì, insomma, diciamo che nei limiti del possibile, quando riesco, poi chiaramente Roma è una città grande, impegnativa, quando riesco cerco di non prendere la macchina, anche perché onestamente ti innervosisci e basta, quindi se riesco a evitare, per entrambi i motivi. Comunque il problema ambientale ha modificato le abitudini sia nel singolo che proprio come comunità. Come no. Esatto, quindi volevo chiederti, se ti chiedessi di pensare all'auto del futuro, forse è una domanda un po' fantascientifica, okay, cosa ti viene in mente? Perché comunque appunto anche le auto sono state modificate per essere meno inquinanti. Certo, una macchina del futuro potrebbe essere una macchina... come potrebbe essere? Una macchina elettrica, magari? Probabilmente elettrica, forse mi viene in mente che è la cosa più ragionevole. Più ragionevole. Magari si torna all'era dei Flintstones. All'era dei Flintstones, ma con delle bolle di sapone. Sì, bellissimo. Sapone ecosostenibile, sì, mi viene in mente quella elettrica, direi. Quindi pensi che si potrà arrivare a un momento nel futuro dove veramente i nostri spostamenti potranno gravare il meno possibile sull'ambiente? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Io ce l'ho, nel senso che mi auguro di sì, anche perché è un'urgenza che riguarda noi tutti, e quindi mi auguro, insomma, che questo succeda anche nel minor tempo possibile, ecco, perché sarebbe arrivato il momento. Benissimo, grazie Benedetta. Grazie.